La delinquenza minorile da noi non costituisce, come in altri paesi, un problema scottante. Eppure 6.000 ragazzi sono ospiti delle case di correzione. Una squadra di RT ha trascorso una settimana fra i ragazzi del centro salesiano di Arese, uno dei più moderni d'Europa. L'inchiesta che vedrete mette in luce la solitudine di questi giovani che hanno perduto la famiglia e che si sentono isolati dalla società, e il vuoto che, nonostante tutte le previdenze, il cinema, il lavoro, le palestre, i campi e il trattamento estremamente liberale, si forma nelle loro coscienze. È una lezione rivolta a tutti noi, ai padri e ai figli. Vivo da 3 anni tra queste mura. Sono stato un ragazzo come tanti. Ero libero tutto il giorno, forse anche troppo. Potevo scegliermi gli amici. Un giorno mi hanno portato qui. Mia madre mi ha accompagnato dai carabinieri. Ho visto che parlavano. Poi lei mi ha detto ciao. Io le ho chiesto, perché non vieni con me? Ha risposto di no. Da allora non l'ho più vista. Sono rimasto solo. Senza una madre la vita non ha scopo. Questa scritta risale ad anni fa. Un ragazzo l'ha incisa sulla parete prima di impiccarsi. Nella maggior parte dei riformatori italiani queste celle, queste grate, continuano a dividere i ragazzi dal mondo che li circonda. Ad Arese le celle sono conservate come testimonianza dei tempi superati e adibite a studi fotografici. Ma anche lavorando, il recluso ripensa a quello che ha perduto, ai volti familiari, si sforza di comprendere perché è qui. Perché? Io sono di Foggia. Mia mamma un giorno andò a comprare il cioccolato e non ritornò più. I miei parenti continuavano a dire che era andata a comprare il cioccolato. Dopo tanti anni capì che un cioccolato non poteva essere comprato tanti giorni, tanti anni. Poi incominciavo a frequentare dei compagni un po' non troppo bene. I cattivi compagni sono rimasti fuori. Il papà ha potuto pagare per la loro libertà. Qui invece 200 schede, 200 ragazzi poveri di ogni parte d'Italia, 200 storie diverse solo in apparenza, una marachella più grossa, una telefonata ai carabinieri, e qualche volta la bocca in più è eliminata dalla famiglia. Questi ragazzi sono come tutti noi, non sono dei traviati. Se vengono trattati con eccessiva durezza, reagiscono con l'unica forma di protesta di cui possono disporre, la fuga. Quando invece non ci sono sbarre, la fuga non è più una reazione disperata, piuttosto un'evasione fantastica, ma il finale è ugualmente amaro. Il ritorno al riformatorio, il loro unico asilo, è accettato come una fatalità. Poi ci hanno preso tutti e tre, noi, io e il mio compagno Carlone, ci hanno messo in tuta e ci hanno fatto la pelata. L'altro mio compagno, siccome era appena arrivato,
poi hanno fatto la pelata, gli hanno tagliato un po' i capelli, poi l'hanno lasciato andare. La tromba ribadisce il motivo del rimpianto. Questa sera si recita. Il soggetto è stato scelto dagli stessi ragazzi. La parabola del figliol prodigo. Un uomo aveva due figli e il più giovane disse al padre: padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. Figlio, sei ancora giovane. No, voglio la parte che mi spetta, padre. Voglio andarmene lontano. Figlio, perché te ne vuoi andare? Perché sono stufo di fare questa vita. I miei amici vanno sempre in giro divertendosi e io sempre qui chiuso in casa. Tieni, ecco il denaro. Pochi giorni dopo andò in un paese lontano, dove spese tutto il suo denaro con dei giovani che si proclamarono suoi amici. Quando finì il denaro, andò da uno dei cittadini per chiedere del denaro, mettendosi alle dipendenze a pascolare i porci. Quanti mercenari di mio padre abbondano di pane, io invece qui muoio di fame. Mi leverò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Fammi come uno dei tuoi mercenari. La scala rappresenta il terrazzo di casa. Il padre spia ansioso il ritorno del figlio. Nella nudità della rappresentazione si ritrovano tutti i motivi autobiografici. La separazione dalla famiglia, l'assillo dei soldi e del pane, i cattivi compagni. E la conclusione, che è proprio come questi ragazzi vorrebbero che fosse. Presto, la veste più bella, mettetegliela. Un anello al dito e calzare i piedi. Uccidete il vitello ingrasciato. Mangiamo e facciamo festa. La festa. Il vitello ingrassato. È l'antico vuoto che torna a farsi sentire. Li abbiamo presi per lo stomaco, ha detto un educatore. E i fanciulli si gettano sul cibo con voracità intensa, non solo per sfogare una fame spesso repressa, ma anche per colmare un altro vuoto inappagato. Il ritorno sognato alla famiglia, alla madre. Famiglia e madre che assumono mille simboli, riaffiorano di nuovo nei loro disegni come già trapelavano dai loro discorsi, diari, canti e azioni sceniche. I test decideranno del futuro orientamento professionale, ma anche nel gelo di questo ambiente così irrazionale il piccolo recluso continua a esplorare il labirinto della sua memoria. Tra reticenze e contraddizioni, riaffiorano i traumi della sua adolescenza. Il ragazzo sta veramente pensando al suo futuro. Ci vuoi dire perché sei qua? Ho fatto un gancio. Di che tipo? Posso dirlo? Come? Posso dirlo. Perché? Niente. Ho vergogna. Mentre gli altri giocavano a pallone in partita, noi andavamo a pigliare le giacche e a frugare le giacche per pigliare i portafogli dove c'erano i soldi. E ritorna il motivo della madre. Mia madre va sempre in campagna e pensa sempre a me. E quando pensa si mette quasi sempre a piangere, perché è quasi un anno senza vedermi. Scrivi a tua madre? Oh, io scrivo, ma non scrivo mai.
Allora io non scrivo più. Quando io ero a casa non andavo mai a scuola, perché i miei genitori mi portavano a casa e io scappavo sempre. E così, dopo che io ero sempre fuori, mia madre non mi faceva entrare anche a casa. Quando io entravo in casa mi pigliava bastonate, perché io non ero andata a scuola e mi lasciava senza mangiare. Cosa pensi di fare in futuro? Penso in un mestiere, vado a lavorare, poi se mi guadagno compro casa, sto solo. Resterò solo. A questa conclusione disperata giungono molti ragazzi al pensiero di ritornare fra gli altri uomini. Un educatore ci ha detto: noi qualifichiamo questi ragazzi, gli diamo un diploma, un mestiere. Purtroppo, in numerosi casi ci sentiamo rispondere: non voglio uno che è stato in riformatorio. E i ragazzi sono costretti a restare al di qua del muro. Perché non canti? Non so. Ma sai cantare? Sì. Ci fai sentire qualcosa? Sì. Non ho scordato la terra mia natal, la terra che il Signor mi die. Non ce la faccio.